Questa volta dovreste sentirci da voi e anche vederci in teoria dopo quello stesso. Andiamo, sì, ok, allora ci vedono e ci sentono. Top. Quindi a proposito di adesso dovreste sentirci, scusate per il problema che abbiamo avuto ieri, abbiamo avuto un problema al computer, sì. Ora abbiamo sistemato tutto. È successo tutto, quindi... un casino, lascia stare. Lascia stare, bro. Lascia stare, no, serio, è successo un casino. Non ce l'aspettavamo, è successo talmente tutto rapidamente. Ma meno male che c'erano i tecnici Murader Gennaro che... Sì, infatti... No, 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 c'erano i tecnici Murader Gennaro e gli aiutanti dietro, Aurora e Giulia, che ci stavano... Voi nel frattempo abbiamo passato tutto a loro. Voi non potete manco immaginare, sapete i video degli indiani, quelli dove costruiscono le piscine? E noi ci siamo messi Mura, abbiamo guardato un video degli indiani su come costruire un computer dal nulla e abbiamo ricostruito un computer nuovo, esatto. Così da... E come l'avete fatto? Abbiamo preso un pezzo di della corteccia dell'albero, cosa abbiamo usato? Ah, abbiamo che grande, no, che... Allora grazie a voi che stiamo facendo questa live. Eh certo, vedi il computer come è bello. Il computer non lo potete vedere perché è di legno ed è imbarazzante da farvi vedere. Esatto, quindi... Vabbè, ma apprezziamo l'impegno comunque. Ah, ok, ok, beh, l'importante è quello. L'importante è stare in live con voi, come vedete ci siamo riusciti col legno. Dicono e... rimbomba un po'. Ma Giulia è caduto. Un saluto tipo... da Adria. Mentre... Raga, Giulia, mentre stavamo costruendo, è caduto in un buco. In un buco. Non riesce più a uscire. Ok, così dovrebbe essere. Sei buono, grazie Ilari, viamo ragazzi. Ma vedete gli occhiali. Oh! Il mio muro è bellissimo, non dire cavolate, capito? Mura e Ergi sono belli, certo che siamo entrambi. Sì, vedi, bro, tutti nei commenti bello. Con Tech, Ergi e Mura. Perché ma, Tech, Ergi, ma perché lì non sono? Ah, perché lì è bloccata, quella di prima. I due tecnici. Ah, facciamo così. Ari, sei bellissimo, amore. Grazie, amore. Di Pablo. Mura tronco. Oh! Aia. Beh, un pochettino è vero. Ma cosa un pochettino? Cioè, no, allora, sai muovere il bacino, quello è vero un pochettino. So anche ballare. Diciamo che lì ci devi ancora un po' lavorare. Non mi ci impegno tanto, i balletti che mi ci impegno non si fanno perché visto. Va bene. Dai, con tutti quanti. Anch'io dicevo così. Voi siete i miei idoli, voi siete la nostra famiglia. Mura tronco, è il tronco... Oh, raga, hashtag Mura tronco. Se realmente sono un tronco, sono contentissimo perché sono servito a... aggiustare il computer, cioè letteralmente l'abbiamo aggiustato con i tronchi. Vabbè, in effetti. E Ergi la candelina hanno scritto. Ergi la candelina, sei stupenda, questo momento sì. Ergix Istecande. Ergixino. Ma in teoria fra poco dovrebbe sta arrivare. Sta partendo l'hashtag Muratronco. Vai, raga, tutti hashtag Muratronco. No, comunque serio, tra poco dovrebbe arrivare Giulia. Sì, in teoria doveva arrivare. Raga, Muratronco non può essere un hashtag, dai, fate se Ergi e Mura siete entrambi dei grandi. Francesca. Stai quanto flexato oggi è, per forza, ragazzi, cioè, il flex è parte siamo di un po' di cane, però... Sì, perché per chi non lo sapesse, oggi ragazzi siamo andati in un posto dove era strapieno di cani. Abbiamo portato le nostre ragazze in mezzo ai cuccioli, raga. Erano tutti pucci. E Mura ha schiacciato, dobbiamo dirlo. Cos'è che allora. Prima di andarcene ha schiacciato una cacchetta di cane e c'è rimasto l'odore in macchina per tipo non so quanto tempo. Ma sapete come sta? Oh, raga, letteralmente per 3 ore non ho schiacciato nulla. Camminavo, stavo attento. Un secondo che non sono stato attento perché c'avevo il cucciolo in mano e ce ne stavo a mandare. Cammino, sento. Proprio così sento. No, perché allora o c'è uno squishy o ho schiacciato uno squishy. Era uno squishy, bro. No. Era così. Cioè, ho detto, raga, lo fa troppo bene. Ero lì, ho detto, raga, hashtag Francesca. Dai, ero dai, lì ad una certa, ho detto, no. Dai, spero, che porta fortuna. Ho detto, spero che non sia quello. Speriamo. Abbasso la testa, faccio, Willy, perdonami. Sono andato dritto. Perché la macchina di Willy, raga. Sì, ma proprio al ritorno. Willy. Sì, proprio al ritorno che dovevamo essere tutti. Aspetta, raga, intanto io però, metto però, questa perché però, sennò rimaniamo girati. Bisogna anche ammettere sempre... che. Per un'ora e mezza i cuccioli mi hanno rincorso pensando fossi la loro madre. No, ma lì... Sì, bro, tutti i cuccioli mi rincorrevano. E la loro madre taglio. Adesso. Bro... Amo, mi sono abbassato un attimo e mi stavano... Sì, io... No, io lo sento. I pantaloni. Mi stavo ciucciando i pantaloni. Sì. Io li sentivo pantaloni, dicevo, mamma. I cagnolini. Mamma Mura. Raga, è successo. Sembrava il rumore. Bello squishy. Ah, che poi, raga... Tra qualche giorno ci vedrete, tipo, dall'altezza mare all'altezza montagna. Perché questi spoiler? Ma dai, ma non questi... spoilerare. Ok, non spoileriamo. Ma poi mare, perché mare? Perché mare? Bro, altezza mare. Perché andiamo al mare? No, non andiamo al mare noi. Andiamo dall'altra parte. E dove però, andiamo? Dove Ergi diventerà pupazzo di neve. Nell'oceano.
No, io ci mi raga, ci portiamo un Ergix a farlo diventare un pupazzino. Un pupazzino di neve. Ergix. Dai, raga, Ergix, ma si spoiler. No, oh, no, 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 è vero, non bisogna spoilerare. Hashtag portate Giulia. Portate Giulia. Ok, hashtag lasciamo Giulia dov'è. No, oh! Vai tu dov'è? Dai, tu devi essere il terzo incomodo. Io non faccio il terzo incomodo. Sì, come voglio, come ci la si mia sente Giulietta. Essere il come si sente il terzo incomodo? Ma insomma, diciamo che non mi sento troppo terzo incomodo, anche perché, cioè, io fossi in te mi sentirei terzo incomodo. Quindi, Aurix, perché avete un bambino, giusto? Abbiamo un bel bambino. Io ragazzi, ora, io sono qua la cornuta. Per chi non lo sapesse, noi abbiamo, anzi, per chi non l'avesse ancora mai vista. Oh! È murito, non si fanno queste cose. Però le sue guancine allora hanno un odore favoloso, non posso. Questa, per chi non l'avesse ancora vista, ragazzi. Ragazzi, è quando abbiamo ufficializzato. Ma lasciamo stare, lascia il bambino mio e di Mura. Aspetta, non si vede bene. Mm-hmm. Eccola. Oh. Vedete, raga? Il bambino mio e di Mura e niente. Bro, si vede sfocato. Però io la mamma. Si vede... Comunque non fallo vedere ad Ergix. Oh! Mura costruttore hanno scritto. Arcia, oh, Ergi non sa ballare. Oh! Ergi balla benissimo. Comunque, Rego, ma è vero, Rego, ma a che mese stai? Come tu sei incinta? Tu incinta, mica io. Poi ti hanno detto a che mese stai, Ergi? Bro! A ma che mese stai? Ergi! All'ottavo. Ma ti immagini che tipo stiamo parlando? Amore, ti immagini che stiamo parlando vuoto, bro? Sì, bro, ti immagini che stiamo parlando vuoto perché ci sono zero spettatori. No, bro, e sì, quelli che commentano. Sì, sono bro, ma perché c'è scritto a caso. No, no, siamo online. Top. Gli piaceva la scritta. Mura non sa ballare, raga, non potete dirmi così. Poi io inizio a muovere. Come state? Io sono arrivata adesso, come state? Ergi hai partorito. Sì, hashtag Ergi ha partorito. Hashtag Ergi. Hashtag io sono il figlio di Ergi e Mura. Ma non sapevamo se avesse già come scrivere. Lo chiamate? Ergi Mura. Mura il tronco fantastico, rega, dai, non sono un tronco. Senza la non sono un tronco, dai, rega, fate sì. Bro, sei peggio, sei proprio le radici dell'albero, tu. Le radici. Aurora. Aurora saluta le Baruto Star. Ciao, amori miei. Ciao, Baruto Star. Ergi muove il bacito come il bacito. Oh, non so più Ergi parlare. Muove il bacito come il bacito. Ciao, Baruto Happiness. Bacito. Ok. Auri, Giulia, voi anche avete un bambino? No, fortunatamente a quest'età no. No. Come fortunatamente? Io sono felice di avere un bambino. Ah, anch'io. Sì? Cioè, no, io... Anche tu? Sei sicuro? Lascia Gergi la carrozza. Attualmente sei sicuro? È per forza, quando ci vuole ci vuole. Vabbè. A 6.000 Gianluca in piscina, è per forza. Auro, sei diventata una renna. Ma quanto siamo? Aspetta. Ah, per Ergi. Sì. Per Ergi. Mamma mia. Siamo in 1.500. Quindi sono una renna anch'io. 1.500? Cioè, bisogna rimediare. No, infatti, chi è sta roba? Ma è possibile che siamo solo in 1.500? Ah, io devo avvisare appunto. Ah sì, siamo in 1.500. Io invece devo mettere. Allora. Comunque tra poco. No, 1.800 dicono. No, 1.600. 1.600 dicono. Ma che stai a fare? Ah! Facciamo così. Grande Ergix. Grande Ergix per forza. Allora. Ok, ho iniziato anche una live su TikTok, quindi. Guarda. Sì. Avvisiamo tutti quanti. Belli regalo di TikTok e... Scusate, eh. Scusate se sto un attimo col cellulare, ma devo... Doppia. Appunto... Dai, rampa delle... Oh, ragazzi, comunque, io voglio dire una cosa, che c'è gente che non è qua, ma mi sta parlando sopra, e a me questa cosa non va bene. Anzi, dai, vieni qua. A me questa cosa posso... che le persone ciao, mi parlano posso... alle spalle non mi piace. Non posso mi fare piace una chiamata, un secondo? Certo, no, perché aspetta quasi prima no che mi si carica okay la storia. Poi mi fai chiamare Davide, per piacere, il mio maggiordomo Davide. Va bene, Davide. Ok. Vai. Comunque io mi voglio lamentare, voglio dirvi una cosa, che dopo ha pugilato, io spaccherò questa persona che mi si lamenta. Maggiordomo Davide, potresti portarci del cibo per piacere? Sì, Davide, abbiamo fame. Del cibo da stuzzicare. Vai, Davide. La bella pasta.
No, vabbè, non una pasta, però... Sì, però a me sì, a me sì. Anzi, sai cosa ti dico? Sorprendici. Sorprendici? Sorprendici. Ah! Sorprendici, però ti dico che tra 10 minuti entra Andrea Scanzi, quindi devi portarcelo un po' prima il cibo. Un'altra cosa. Va bene. Un'altra cosa. Sorpresa, tranquillissimo. Oh, che sia buono però, ascolta, eh. Ascolta, anche da bere. Anche da bere, grazie. Vai, lasciala, la vedo io. Grazie, dottor Davidigno. Ma davvero così gentile? Ti amo. Sì, Moro ci porterà una schifezza, sono sicuro. Dai. Sono sicuro. Serio? Stai a vedere, sì. Belli, regà. Sì, ma muoviti. 3 ore. Ragazzi, scusate, però se loro non escono bene, cioè, nella mia lo chiameranno Flash. Io lo faccio più volte. Così, così ora capiscono pure loro che Mura ci mette tipo 10 anni per fare. Non è vero, ragazzi. Disattiva. Allora, qua trovano tutti le scuse, ma Mura ci mette 2 secondi. Veloce! E più veloce. Io mi lamento per il semplice fatto. Rifiuta! Dai! Oh! Basta! Oh, io sento. Dai! Io vado qua fuori. Ma raga, io non sopporto le persone che ci mettono tantissimo a fare le cose. Esatto. Tipo, lui, dovete sapere che lui, ma per fare insieme. Un video, cioè per ci fare... sta insieme, non lo sopporti? Io, ma io accetto tutto. No, no, non accetti proprio nulla. Oh, è arrivato Davidignolo. Cosa sono arrivati i sizzichini. Dai, bro. Dai. Ma manco sono sode. Ma che sode? Bro, assaggiala. Cioè, se la spacco è soda? Prova. No, non prova. È vero, non è vero. Oh, se... la tatina ha detto che è soda. Non è vero. È soda. È soda. È sodissimo. Ah, schifo. Ma sei fortissimo. Ma bro, ma la mangi veramente? Che cosa faccio? Non la mangio. Ah, boh, mangiala. Però è di 4 giorni fa. Fai vedere. È di 4 giorni fa. Serio? Sì, allora è ancora buona. Bro, bro, ma è durissimo. Dai, serio, mi porti del cibo buono? No, no! Mi è caduto l'uovo per terra, raga! Ops. Ma raga, non è soda. La tatinia mi insulta. No, non è soda, è normale. Amore? Ah, sì, è vero. Mangiato l'uovo? Dove? Dai, è caduto. No, bro. Raga, ma... Ma raga, avete detto chi arriva dopo? Cioè... Ah, arriva cosa un ospite speciale. Avete già detto nome e cognome tutto. Ma lo conoscete voi, Andrea Scanzi? Io. Sì, oppure no? A me fa schifo le uova. Ciao Aurix, dicono in live su TikTok. E avete detto anche di cosa parleremo? Quello è un segreto, eh. Ah, sorpresina. Quello è un bel segreto. Aggiungete anche tu. Bro, se dai, tu non puoi rifiutare. Mi porti un pacchetto di palatine, ti prego. No, bro, dai, bro, fai serio, no, bro, serio. C'ho tipo un buco nello stomaco. Ma non sei neanche rotto. Bro, ti prego. Bro, ma fa sodo, come fa a rompersi? Bro, ma non pensavo fosse lo sodi veramente. No, dai, ti prego. Allora, serio. Non pensavo fossero sodi, a noi non ce lo dici, capito? Allora, raga. Ergile, siamo in 2000. Questo uovo qua. Non sappiamo di quando è. Amore, mi no, dai, bro, non sappiamo com'è. Non sto scherzando, mi porti le palatine, per favore. Bro, aspetta. Se ti dico che devi mangiare, questo uovo mangi questo uovo. No, dai, bro. Serio, c'è tipo la pancia in distruzione. In distruzione? Sì. Con questo risolvi. Eh no, perché sennò come faccio? Raga, scrivete in chat se Ergi deve mangiare questo uovo. Dite tu, no, come no? Non fate fidanzare Briepat, please. What the fuck? No, 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 sì? Sì, no, no, sì, no. No, no, no. Oh, bro, no. Oh, sì. Raga, scrivete no, no perché sennò sì, io me ne sì, vado. Sì, mi arrabbio, sì. Scrivete no, tutti no. No. Tutti sì. Oh, dovete dire no. Mi arrabbio, sono serio, io mi arrabbio. Mi arrabbio tanto. No, sì, oh. Cos'è? Vedi, là dicono no. No, sì, oh, anche voi, mi arrabbio pure con voi. Sì, bro, c'è ma cos'è che stanno dicendo no, sì, per cazzo? Perché sì, vuole sì, che mi no, mangi bro, l'uovo. No, bro, stanno scrivendo tutti sì. Oh, raga, no, Stanno scrivendo sì, bro. Hashtag Ergi mangia l'uovo. No, Ergi non mangia l'uovo. Dai, dai, voglio le patatine. Ergi mangia l'uovo. Se lo mangi, devi portare le patatine. No, non lo devi mangiare, comunque mi saluti Ergi. Ok, a te il saluto. Okay, Luis okay. And Mark. Ciao, Luis and Mark. Bro, se non no, vedi, bro, scrivono no, scrivono no. Qua dicono di sì. E qua dicono di no. Quindi come la mettiamo? No, sì, bro, oh, oh, non parare. No, sono tutti no. Stanno dicendo di dai, bro, poi... Non lo mangio. Oh, non si tratta fai? Così l'uovo. Oh, non devi far così con l'uovo, bro. Ma rimbalza un po'. Che fai? No, non rimbalzare se non mi porti le patatine. Come bro, ti faccio rimbalzare. Oh, io adesso... Vedi, prendi la salmonella, dico. Oh, non voglio la salmonella. Ah, non è muffito, bro. Ma non è pesce. Ma prendi la tua salmonella. Non è pesce. Ma tu sei un pesce. Non è pesce. È arrivato, sarai tu un pesce. Oh, che sei viziato, bro. Non è pesce. Non lo voglio, sto pesce. Devi mangiare. Ma è tuo. Ma la faccia di Auris. È tuo, è tuo. Ma che è tuo. Ma sono tuoi. Sono tuoi. Sono tuoi. Sono tuoi. Ergi, 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 fermo. Bro, è saltato un pezzo di uovo. Fermo, fermo. No,
faccio l'apparecchio poi. Business. Allora anche posso, però. Vabbè, lo tolgo poi. Lo toglio. No, non posso. No, io no, non l'ho mai fatto. Dai, Aurix, è sempre una prima volta. Dai, Aurix, no. Aurix, devo raccontare quello che ho fatto ieri sera? Ah. Che sei stata cattivissima con me? Zio Eggi, anche tu sei stato cattivo. Anche con tu sei stato cattivo. La mia nipote Aurix mi ha snicciato ieri sera. No, io non ti ho snicciato. Io non ti ho snicciato. Mi hai snicciato tantissimo. No, tantissimo. E tu che ti sei inventato storie assurde che non erano vere? Erano palesemente vere. Ma te lo giuro su quello che. Sullo spritz veneto. Erano palesemente. Ma vedi che te lo meriti? Tu mi hai snicciato su cose non false. Me lo merito! Su cose false. Giulia ha spaccato il telefono! No, Giulia ha spaccato il telefono! No, Giulia ha spaccato il sì! Oddio! Dai! No! Giulia! Avevi il 50%, adesso hai il 15%! Dai, Giulia! Ma che cos'è? Giulia ci sei! Io ci sono! Qua te l'hanno detto! Ma loro vedono soltanto quello! Mi hai baciato il dente comunque! Sì, loro sì! Loro hanno visto me che, cioè, guardavo il telefono! Sì, hanno visto te che non so cosa facessi! Or dunque. Allora, adesso partecipa alla live. Era ora. Sono tornata. Era ora. Non lo so. Guerra Ergi vs Sauri, Vedi, no, che snitch. Mura, ma la tua madre. No, raga, allora, raga, hanno fatto il compleanno alla mia. Il compleanno, sì. Il complimento alla mia maglia, grazie. Grazie, ragazzi. Sì, non dai, prego, nessuno interessa. Love you, love me, love you. Comunque, Ergi è veramente una persona cattiva. Lasciami. Non è vero, non perché non mi baci? Ti giuro, lei ha messo. Ha messo a rischio la mia relazione. Semplicemente perché lei andava ad inventarsi cose. Ha detto cose vere. Ergix. E poi io non ti ho detto niente. E poi, raga, e poi io è giunta l'ora. E poi Ergix ha messo il vai, ritmo. Vai, vai, via Ergix, via Ergix, vai, via Ergix. A me Ergix ha messo. Grazie Davide. Oh, noi lo amiamo il Davidinho. No, bro, quelli non mi piacciono. Ma si sono le più buone. Bro, sono solo queste. No, le altre, bro. Bro, sono quelle al bacon. No, non sono al bacon, sono al barbecue. Raga, non mi piacciono, non mi piacciono. Raga, quali sono le vostre patatine preferite? La mia patatina preferita. Raga, comunque sto scherzando, questo è veramente un botto buono. Hai capito, amore, se la mia patatina preferita. Bro, ci hai azzeccato. Sono le vostre preferite. Ti piacciono, bro? Sono le mie preferite. Promosso. Grazie, quindi no, ho rimandato perché non hai portato da bere. Vabbè, faccio un po' d'acqua. Quelle piccanti, no, raga, le patatine piccanti sono immangiabili. Ergi, sei il migliore della Star Wars, modestamente. Per favore, mamma mia, raga, che gusti che avete. Cioè, veramente. Non chiamarmi più zio Ergi. No, Ergi. Vedi un po' come fa lei, no? Cioè, vedete, raga, fa prima tutta la cattiva, poi... Va bipolare, no. Ma stavo scherzando, è ovvio che Ergi è migliore. Okay. Cioè, dopo di te. Allora, raga, lasciamo perdere queste cavolate. Ho una domanda per voi. Voi lo guardate Sanremo? Cioè. Ah, sì, è vero! Sapete qualcosa di Sanremo? No. Dai, facciamo te. No. Sono curioso. Mia. Fatemi sapere se sapete qualcosa. Se l'avete visto, cosa avete sentito, cosa ne pensate, come sono state le edizioni. Anche con la mia, dai, devo chiamare anche la dai, però la maggior parte. Ovvio per Zlatan, belli, raga, Zlatan è. No, Zlatan è grande. Quasi tutti dicono di sì. Qualche no. Vabbè. Vuoi dire Sanremo? Bro, hanno scritto Giulia Auro sono le migliori. Bro, io non so cosa hanno visto. Bro. No, parlavano, tu sei bellissimo. Parlavano di ragazzi. Auri. Dei gucci. Auri. Se Zlatan non va dal festival, festival va da Zlatan. Per forza. Ho visto una cosa brutta, mai più. Comunque, tra poco parleremo di Sanremo. Anzi, tra qualche minuto entrerà Stanzi. Quindi, tutti voi in questo momento prendete e andate da TikTok a Twitch. Trovate il link nella bio del mio profilo TikTok, cliccate lì e andate tutti su Twitch e ci potrete vedere, siamo in live, noi
e tra qualche minuto ci sarà una cosa molto speciale, quindi cliccate sul link in bio e andate a vedervi la live su Twitch. Ci vediamo lì, ok? Un bacione. Un bacione. Dai, un bacio a Giulia. Sono ancora arrabbiata io. No, amore. Dai. Ma le cose passate sono passate. Oh, che poi la gente qua a pensare cose strane. No, guarda, fanno bene. Oh. No, io non parlo più perché ti trovo sempre. Basta, io non parlo più, ragazzi. Io aggiungerei qualcosa. Io mi dissocio. No, Maria, io esco. Io mi associo. Io pure. Raga, anch'io mi dissocio. Ora si spanna, croce. No, non mi fa un peso. Raga, io sono in sto buco in cui non si vede nulla. Ma voi siete la mia vita. Amore, scusa. Ma perché è Mura che... Mura dovrebbe andare ancora un po' più là. Mura, vai più là. Oh, cosa volete da Mura? Vai più là. Almeno scaliamo, perché sennò manco io ci sto qua. Mura è qua. È Mura. Serio, bro, vai ancora un po' su là. Bro, più di così non riesco. Bro, sì, no, io qua non ci sto. Io qua non ci sto. Vai più là tu. Bro, non ci sto. Io esco da cosa. Guarda, è perfetto. Perché guarda quanto spazio c'hai te. No, sì. Qua c'è il coso. Aspetta, facciamo così allora. Vai che fai danni. Ok. No, vabbè, sei stato bravo. Ok. Andiamo? Okay. È arrivato. Allora, ragazzi, è arrivato Andrea Scanzi e ora dovrebbe entrare a momenti, credo. Vediamo. Ok, vabbè. Boom. Andrea, spostiamo questo di qua. Cosa? Fanno tutto loro, bro. Vedi? Stanno spostando. Eccovi! Eccolo! Oh, ciao! Ok. Ciao! Vai. Mi allora sentite bene? Mi vedete? Vai. Felice di conoscervi, anche se doveva succedere ieri. Vabbè, pazienza. Ieri esatto. Abbiamo avuto un problema col PC, quindi... Vabbè, l'importante è che ora siamo qua. Esatto. Sì, era grande. Vi ho seguito, però non potevo entrare. Allora, che ne pensate, ragazzi? Mi dite un po' dal vostro punto di vista che ne pensate di Sanremo, che poi vi dico come la penso io. Che vi sta piacendo, lo state seguendo, non ve ne frega niente. Che mi dite? Allora, diciamo che non lo stiamo seguendo troppo, Sanremo. Abbiamo visto qualcosina, ovviamente sai tipo le cose che girano quando su YouTube, succede qualcosa. Sì. Inizia a la voce su diverse cose. Però proprio che ci siamo messi lì a guardare Sanremo, no, non l'abbiamo fatto. Però comunque ci siamo informati un po'. Sì. Non l'avete mai seguito, a parte siete così piccoli che mi viene da ridere a domandarvelo, ma non viene mai fregato molto, cioè lo ritenete un mondo distante da voi, tutto sommato. È abbastanza diverso dal nostro mondo. Io non l'ho mai visto. Cioè, io più che altro magari quando ero piccolo che lo guardava tipo mio padre, quando ero più piccolo. Io non l'ho mai visto, però se posso aggiungere un contributo, è molto più interessante dal punto di vista di nomi, del campo musicale, perché sono molto più contemporanei quest'anno. All'anno scorso può essere molto più interessante. Maneskin, Fedez, Francesca Michelin sono cantanti che ascolto molto di più rispetto agli anni precedenti. E questo infatti è uno degli aspetti che volevo toccare, sì, perché è stato un po' il tentativo di Amadeus e di Fiorello di portare dei nomi diversi che non fossero sanremesi, però al tempo stesso gli ascolti non sono straordinari, quindi forse significa che quando fai televisione devi puntare su determinati nomi e invece se vai a cercare il mondo che piace a voi non è detto che piaccia a Rai 1. Quando voi ascoltate musica, calcolate che voi state parlando con uno di 46 anni che viene dai dischi, dai CD. Voi come l'ascoltate la musica? Cioè qual è la vostra fruizione? Andate a cercarla e ascoltarla dove? Dal telefono, cioè dalle applicazioni, da Spotify, da YouTube. Spotify, YouTube. Io non utilizzo Spotify. TikTok soprattutto. Un sacco. Spotify. Quindi ascoltate proprio la musica su TikTok oltre che Spotify. Ah, no, sì, no. Cioè nel senso non è che apri TikTok per ascoltare la musica, certo, però certo. E ascolti diverse canzoni. Più che altro TikTok ti va a scoprire tante canzoni che magari prima non conoscevi. Infatti ci sono molti cantanti che utilizzano proprio TikTok per emergere con le proprie canzoni. Più che altro se noi vediamo una canzone che ci piace su TikTok, diciamo, perché TikTok, cioè i video si possono fare per 10-15 secondi, no? E certo. Se quella canzone ci piace in quei 10-15 secondi, poi ci spostiamo su Spotify o su YouTube, sulle altre applicazioni per ascoltarlo. Sì. Quindi diciamo che TikTok ci dà una mano per scoprire canzoni belle. Allora, visto che mi piace parlare con voi, ma ovviamente come fate voi anche con i tanti che vi stanno e ci stanno seguendo, mi è arrivata una domanda a me, ma io la rivolgo a voi.
Credo Crispy G chiede se io dovrei farmi TikTok. E questa è una bella domanda che devo provare. Sarebbe da provare. Allora, ma sai anche... Dimmi un po' perché dovrei farla, perché ti dico perché non dovrei farla secondo chi mi segue. Chi mi segue dice, Scanzi è uno serio, è uno che va in televisione, è uno che va dalla Gruber, parla di politica, rischia, scusate, di sputtanarsi se va su TikTok. Perché secondo voi invece dovrei farlo? Ok, posso parlare? Vai, dopo... Ok, secondo me, anche perché TikTok non è un'applicazione dove per dire... vai lì e tu devi per forza ballare, cantare, no, TikTok ha tantissime cose, tu puoi andare su TikTok per ballare, cantare, fare un video recitato, fare puoi fare qualsiasi cosa e poi è in base a quello che fai tu capire se è una cosa che ti rovina l'immagine oppure no, perché tu sei su TikTok ma continui a fare quello che hai sempre fatto e non fai per esempio cose stupide, cose che potrebbero andare a rovinarti l'immagine, potrebbe essere una cosa che ti dà ancora più visibilità, ti fa conoscere ancora di più e allo stesso tempo non ti rovina l'immagine, quindi potrebbe essere molto utile. L'unica cosa di TikTok è che comunque essendo la nicchia d'età, comunque essendo piccola, no, diciamo che è molto più difficile piacere al pubblico perché essendo piccoline si aspettano tipo, non so, balletti, cose per far divertire, capito? Quindi se già un personaggio, ovviamente un personaggio serio non potrebbe farlo, però dovrebbe spostarsi anche secondo me un po' sul divertente, cioè farlo in modo serio poi, però divertente, capito? Poi secondo me è anche un campo di interesse personale perché TikTok è così grande che c'è davvero di tutto, cioè tu entri e ti personalizzi, iper te si chiamano, che sono praticamente la pagina, l'home page in cui scorrono le tue principali fonti di interesse e c'è tanto divertimento quanto magari cose serie, informazioni generali, cinema, di tutto e di più in base ai tuoi interessi, quindi per questo magari sarebbe una buonissima applicazione da scaricare, anche perché ti manda in fissa perché è quello che vuoi vedere. Certo. E invece quando lo fanno i politici, lasciate stare il fatto che siamo politici di sinistra o di destra, non me ne frega niente adesso, non siamo a 8:30. Secondo voi anche i politici fanno bene? Perché sapete che ci sono state critiche, per esempio Salvini c'è andato e qualcuno ha detto ma che cavolo ti metti a fare che c'hai 50 anni e facevi il ministro dell'interno? È giusto o no che i politici vanno su TikTok? Io ne avevo già parlato di questa cosa perché ero stato a un programma di politica e mi avevano proprio fatto la stessa domanda e io ho risposto che allora penso che il modo in cui si comporti Salvini per esempio non vada bene, perché se tu vuoi utilizzare TikTok per comunque continuare a mantenere il tuo personaggio e parlare di politica, di quelle cose lì, puoi farlo, però in modo non quello che lui non è che su TikTok non parla di politica, su TikTok fa video a caso così e quindi per quello che viene insultato, però lui potrebbe sfruttare TikTok per far arrivare la politica ai giovani. In che modo? Ovviamente non parlando come parla magari quando parla con chiunque, però lo fa in modo parlando in un modo molto più giovanile e potresti espandere la politica anche ai giovani, dato che non è per nulla seguita dai giovani, pochissimo. Certo. Il resto, qualsiasi persona che è conosciuta su un altro mondo, installarsi TikTok e mettersi su questa piattaforma seriamente è una genialata, perché ha una visibilità che è immensa e quindi se tu lo sfrutti bene questo mezzo potresti veramente ampliare molto il tuo campo. Però più che altro, essendo che la visibilità su TikTok è altissima, bisogna sfruttarlo bene in modo pulito, perché giustamente se tu inizi a sfruttarlo in modo negativo e non in modo pulito, diciamo che essere odiato o comunque non stare simpatico ai giovani non è proprio il massimo, perché alla fine TikTok funziona da quello, cioè nel senso fai conto anche i ragazzi della nostra età, no? Che noi all'incirca abbiamo dai 18 ai 19 anni, 20, e comunque stanno scaricando in questo periodo TikTok. Prima letteralmente l'età era piccola, ti sto parlando di 5, 10 anni, 8 anni, quindi diciamo che bisogna sfruttarlo un botto bene sta cosa, perché farsi odiare su TikTok non è bello, perché poi una volta che ti fai odiare, questa cosa va avanti per anni, no? Fin quando non cambia la fascia d'età, ma la fascia d'età su TikTok non cambierà mai, perché alla fine è un'applicazione praticamente fatta per i bambini, perché sono i bambini che sono interessati a vederti ballare, a vederti cantare, a vederti, farli divertire, capito? Quindi sì. Se lo usa in un modo giusto, potrebbe aiutare sia la politica che la TV, che qualunque cosa, perché TikTok spinge un botto, spinge veramente. No, no.
Quindi... Ho capito molto bene, sì, può essere una cosa straordinaria, ma se la usi male diventa un boomerang pazzesco. Esatto. E quindi sì, no, mi è molto chiaro. È che TikTok, se ti fai, una persona si fa odiare su TikTok, poi automaticamente viene odiato anche sugli altri social, sì. E non rimane solo su TikTok. Perché la gente, anche su Insta, non lo so, Facebook, quello che è, la gente si sposta, capito? Se una persona è interessata a te, ti segue sia su TikTok, ma poi inizia, si fa, anche se non ha il profilo, si crea il profilo per seguirti su Instagram, su certo. YouTube. Quindi sta cosa, se lo sfrutti in positivo, cresce ovunque, ma se lo sfrutti in negativo, quella persona può anche creare un profilo per diciamo, insultarti, capito? Quindi è questo, cioè ti dà una visibilità altissima, ma che bisogna sfruttarla in modo positivo. Certo, certo. Ragazzi, visto che teoricamente il tema stasera doveva essere Sanremo, anche se appunto in realtà si parla di quello che vogliamo, è una delle cose belle di Twitch. Voi la televisione quanto la guardate? Cioè, ve la faccio questa domanda, ditemi un po'. Te lo dico sinceramente, io la televisione, vabbè, tralasciando la Play, eccetera, che ogni tanto mi metto lì a giocare, diciamo che TV, proprio canali, eccetera, non li guardo da quando ho 14 anni. No, noi al massimo usiamo Netflix, sì, Prime. Esatto. E ci credo, certo. Io nemmeno tanto, non guardo proprio film né niente, non utilizzo Netflix, proprio sto... Cioè letteralmente la TV io non la guardo mai, ma proprio anche se c'è un film che mi piace eccetera, la guardo direttamente dal telefono, cioè diciamo che la nostra TV è questa, il telefono, cioè... Non so. Sì, sì. Il resto... Sì, sì, certo. Ma sai, teoricamente potresti guardarla... In casa abbiamo tipo un botto di TV, però praticamente sono sempre spente perché nessuno li guarda. Mm-hmm. Allora, mentre vi ascolto, leggo anche qualche commento. Devo dire che è pieno di complimenti, siete non amati di più. Qualcuno dice che Sanremo è diventata una festa di carnevale, quindi vedo che c'è proprio un pubblico che adora completamente Sanremo. Questo mi fa capire perché sta facendo dei brutti ascolti. Ma in realtà la mia domanda, ragazzi, non era soltanto sul oggetto, sull'elettrodomestico televisore, era: ok, voi utilizzate questo, come uso anch'io, perché insomma, per essere un 46enne mi dicono che lo uso anche troppo, infatti. Tra i giornalisti sono quello diciamo più forte, soprattutto su Facebook, ma attraverso il telefono, qualsiasi smartphone, si può guardare anche un programma televisivo. La mia domanda era quella, cioè voi a prescindere tutto ciò che fa la TV vi interessa poco, che lo si guardi da smartphone o dal televisore? Ma cioè, insomma, diciamo dipende. Al massimo ti può capitare di guardare, per esempio, se quei programmi, cioè io non lo guardo, però capita tanti ai giovani, tipo un Grande Fratello, o un qualcosa di quel genere che tipo ti arriva quella cosa, quel periodo in cui c'è, e tu dici, magari ti capita quella volta che te lo vai a vedere. Ma secondo me, sai cos'è la cosa che porta i giovani a guardare molto la TV? Comunque, sì. Programmi, eccetera. Il fatto che ci sia un personaggio molto ammirato dall'età piccola, no? Tipo, quando spunta fuori Titanic, il film di Titanic, tipo c'è Leonardo DiCaprio, no? Letteralmente sì. Tutti i ragazzini, tutte le ragazzine si mettono a guardarlo alla TV perché solo piace, perché... solo perché c'è lui, esatto. Capito? È come dire prendere un TikToker che piace comunque, o un ragazzo che funziona un botto sui social, no? E funziona perché piace all'età piccola dei ragazzini, eccetera. Portarli in TV, diciamo che potrebbe attirare un botto l'attenzione. Sì, attira molto di più. Perché la gente, cioè i ragazzini inizierebbero a dire: avete visto questo ragazzo, questa ragazza che mi piace un botto, il mio idolo adesso in TV? Quindi esatto. Automaticamente la gente inizia a girare la voce e si spostano tutti a guardarlo, perché è un'immagine che funziona. Che poi attirerebbe anche sia le persone che sono nuove, che non hanno mai visto questo personaggio, che già abitudinalmente guardo la TV, e sia le persone che ammirano questo personaggio qua. Cioè, quindi ti faccio anche un esempio proprio mio, no? Fai conto che io letteralmente la TV, come detto prima, non lo guardo da anni, cioè proprio da quando sono piccolino. Però quando mi capita di vedere tipo Titanic, o comunque che, non lo so, metto un Titanic tanto una volta ogni anno, no? In TV, io me lo guardo, come Justin Bieber appare in un programma, io me lo guardo perché, capito, sono personaggi che seguo un botto, che comunque mi piace vederli. Esatto, per esempio... Oppure mi piace vederli proprio in diretto, online, comunque vederli in prima persona che guardarlo dopo. O per esempio la caserma e il collegio, no? Che ci sono, sì. Cioè ci sono tutti i ragazzi... Attira molto di più anche su TikTok, no? Mettono a volte le scene di quello che succede alla caserma o al collegio, quindi tutti sono curiosi di andarlo a vedere. Sì, perché comunque sono molto social, come, cioè sono in TV, però sono una cosa anche, che va tanto. Anche questa cosa, tipo il collegio, no? Ti faccio un esempio, il collegio e la caserma.
Comunque, essendo un programma che è praticamente tra i giovani, ci sono solo giovani, no? E questa cosa funziona un botto, anche se guardi la conversione su Instagram, aumentano un botto, cioè crescono in un giorno, si fanno tipo 100.000 follower, perché sono perché i giovani che sono... È vicino, diciamo, al mondo dei ragazzi. Portano i giovani a guardare quel programma, perché essendo giovani, essendo dei ragazzi che comunque piacciono, un'immagine che piace, che funziona tra i ragazzini piccoli, funziona sta cosa, cioè porta un botto di visibilità, porta la voce gira e automaticamente tutti crescono. Ti faccio un esempio, un ragazzo, una ragazza, piace un botto nel programma, tipo al collegio, comunque in un altro programma, diciamo, di giovani, no? Questa ragazza automaticamente la vedi a 1000 follower, il giorno dopo la vedi a 500.000, cioè, capito? Perché la voce gira un botto. Sì, certo, certo. Aspetta, sto annotando una cosa nella chat. Ormai la TV è l'ultimo da te lo stavo per dire, bravissima, te lo stavo per dirtelo anch'io, sì, l'avevo notata anch'io. Sì, è una bella riflessione, diciamo, magari non tutti la condividerebbero, però è molto significativo. Io non condivido totalmente, nel senso che se dovessi cercare delle notizie, andrei magari su internet a cercare TG5 e mi guarderei le ultime notizie. Perché proprio TG5? Perdona, perché proprio TG5 hai detto quelle, non che ne so, TG1, Rai 3? Ah, è il primo che ti... Ok. Cercherei TG. E andrei a cercarmelo lì proprio per una questione più immediata, perché sono più abituata, perché ce l'avrei in mano il telefono, sarebbe lì. Quindi non è che è l'ultimo datore di informazioni, magari è quello a cui noi non siamo più abituati a guardare. Certo, sì, ma poi è anche un discorso molto generazionale. Quando per esempio arrivano gli ascolti, quando sei stato in TV, ci arriva proprio un report che riguarda le fasce di età, e ad esempio i programmi che frequento io, diciamo che sono molto visti dagli over 40, dai 40, 45 in poi, questo è un dato di fatto. Tra i tanti commenti che leggo, a parte ringrazio, credo Valerio, che dice Andrea Scanzi è il giornalista migliore d'Italia, e non è assolutamente vero, ma grazie della bugia, una persona, credo si chiamasse Arianna, ha detto: da quanto tempo è che non leggete libri? E questa cosa mi ha colpito, a parte non so quanto tempo, però mi ha colpito perché, non so se lo sapete, ma è curioso, il sottosegretario alla cultura di questo governo, quindi una persona che dovrebbe conoscere la cultura, ha detto in un'intervista: sono 3 anni che non leggo libri, che detto da una che dovrebbe parlare di cultura è curiosa. Cosa rispondete ad Arianna che vi chiede da quanto non leggete libri? Io li leggo sul cellulare, cioè io c'è un'applicazione e mi leggo le fanfiction, i libri, cioè storie. Io diciamo che libro non lo leggo. Però libro cartaceo da tantissimo, letteralmente da un botto. Perché se una cosa mi interessa, voglio guardare una cosa, vado direttamente su internet, me lo cerco e... No, cioè, io sono sincero, cioè io una volta amavo leggere tantissimo. Anch'io. Ho letto tipo libri su libri. Nel momento in cui ho avuto il mio primo cellulare è sparito, cioè è proprio basta. Beh, però perdonami, cioè stai parlando come se tu avessi 60 anni una volta, che vuol dire una volta? È una volta, ora 19 anni, quando avevo 13-14 anni. Ok, ma voi intendete libri per forza cartacei, però leggete adesso gli ebook o non leggete proprio tutto ciò che è libro? No, leggere proprio no, cioè tranne quando facciamo recitazione. Guarda, io l'ultimo libro, sarò controcorrente, ma secondo me è una cosa abitudinaria, ovviamente leggo meno, però l'ultimo libro l'ho letto tipo 2 settimane fa, perché avevo sentito parlare di questo libro, me l'avevano nominato in una conversazione di una persona per cui provavo stima e mi ha detto guarda leggilo, e io ho detto perché no, è da un po' che leggo meno, quindi me lo sono ordinato su Amazon e, e l'ho letto. Bene, leggevo altre cose, altri commenti tra i tanti che arrivano, chiedono anche a me quale fosse il mio libro, quale sia il mio libro preferito. Se ve ne devo dire una, vi dico Una questione privata di Beppe Fenoglio, e c'era una ragazza di 15 anni che mi diceva: ti seguo sempre a 8:30, e questo è curioso perché 8:30, che è il programma di Lilli Gruber sulla 7, non è esattamente forse il programma più adatto per una quindicenne. Voi programmi politici, ragazzi, li guardate in TV o non ve ne può fregare di meno? Cioè i programmi che seguo io, che sono programmi da 3, 4, 5 milioni di spettatori, voi ma mai nella vita? O ogni tanto vi capita? Io ho seguito un attimo solo, ma perché mi avevano chiamato per andare a Propaganda Live. Sì, da Zoro venerdì sera sulla 7, sì. Sono stato un paio di volte lì e l'ho guardato un paio di volte, ma non, cioè, dato che non mi interessa troppo la politica, certo, e non ci capisco manco troppo perché non mi ci sono mai messo realmente lì,
non me li guardo. Esatto, io lo stesso non li guardo. Ah, diciamo che noi siamo fuori da quel mondo. Non lo guardo, però per questione personale vorrei sapere chi mi governa, chi sotto chi sono, sinceramente, mi interesserebbe. Beh, quello è il minimo sindacale, insomma, sapere giusto proprio chi ci governa non è male. Mi scrive... Vai, dimmi. Allora, no, forse una domanda. Perché comunque tu hai detto che sei un giornalista molto social, diciamo, in Italia, cioè tra Facebook... Ci provo, ragazzi, Ok, ma te segui comunque molto la TV oppure anche tu non la guardi più, non... Allora, se volessi risponderti un po' in maniera sborona, e a volte lo sono, ti direi che io la TV la faccio ma non la guardo. E un po' è vero. Io sono come voi, io guardo molto Netflix, guardo molto Amazon Prime, guardo Sky, mi diverto molto sui social. È vero che sono molto social e ci punto, proprio ho uno staff di ragazzi che lavorano per me molto bene, nelle grafiche, nei video, soprattutto su Facebook. Credo che il futuro sia anche o addirittura soltanto lì anche per il giornalismo e quindi molti miei colleghi non hanno ancora capito nulla. Però ragazzi vi confesso che io ho potuto fare tutto quello che ho fatto perché sono diventato un personaggio televisivo. Cioè quelli come me che hanno 40-45 anni, sono diventati famosi attraverso la televisione. Io faccio anche teatro. Se io non avessi fatto teatro, se non avessi fatto televisione, io a teatro avrei 7 persone. Adesso quando faccio teatro ne ho 500, 600, 1000, in base a quanto teatro tiene le persone. Ma perché? Perché la gente mi vede 8:30 e dice accidenti, quello è bravo, magari dice stronzo, ma insomma quelli a cui piace, quello è bravo, e allora se vado in quella città mi vengono a trovare. Quindi la TV la guardo poco, la frequento nei contesti che mi piacciono, però per la mia generazione ancora è molto decisiva. Poi io probabilmente somiglio un po' a voi su come ci si informa adesso, ma sono un po' anomalo. La televisione, quelli come me non possono farla, perché se non fai televisione un po' scompari. Sei un giornalista che scrive soltanto nel suo articello, e allora se fai TV la vita ti cambia parecchio. Spero di averti risposto in maniera chiara, spero. Grazie. Pietro mi dice: Andrea, sei una persona fantastica, sei troppo buono, Pietro Battaglia, ti seguo dappertutto e ho 15 anni. È un altro, io non capisco perché. Cioè, dal punto di vista dei canali, su. Te lo sei persa. È su. Aspetta, dimmi, l'ho persa forse. Cos'è che ho perso? Era un bel monologo. Ah, sì? Ah, ok. Il vostro genere TV preferito? Abbiamo appena detto che non lo guardiamo, quindi non ve la faccio questa domanda. Mi dite invece un'altra cosa, poi fra qualche minuto vi lascio la scena, intendiamoci, però dovevano essere 20 minuti, mi sto divertendo, spero anche voi. Qual è l'approccio, neanche l'approccio, qual è per ora la sensazione che avete di Twitch? Cioè voi siete diventate delle mega star su TikTok, da un po' siamo approdati voi e un po' dopo io su Twitch. Che vi sembra questo mondo di pazzi che a me sta piacendo? A voi? Allora, a me seriamente Twitch io non l'ho mai seguito troppo, ma mi piace veramente tantissimo, perché a differenza di altri social ti rende molto più vicino al tuo pubblico, e cioè proprio come ci... Anche tipo una diretta Instagram, una diretta TikTok, non ho mai fatto una diretta su Facebook, che comunque anche lì puoi leggere quello che ti scrivono, puoi rispondere, però è proprio diverso, non so cosa cambi, proprio a livello di impatto, su Twitch ti senti molto più vicino, cioè proprio come se stessimo parlando tra di noi, e poi sei molto più tranquillo, cioè puoi fare le tue cose, puoi far vedere quello che guardi, puoi... fare un sacco di cose, quindi mi piace veramente tantissimo. Ma perché ci stai anche molto più tempo rispetto a... Ma perché abbiamo... Allora, a me all'inizio non mi ispirava tantissimo Twitch. Infatti è da 2-3 giorni che sto in live, eccetera. Prima non ci pensavo manco, per farti capire. Però diciamo che l'ho provato la prima volta, diciamo che il fatto che abbiamo il contatto proprio direttissimo col pubblico è una cosa buonissima, cioè è una cosa che a me piace un botto, e diciamo che è proprio questo che penso che differenzia un botto degli altri social. Fa piacere Twitch al pubblico, perché certo. Twitch, non so, ha quella scintilla che ti dice
Cioè, ti a guardarlo. Poi se prima magari con un TikTok potevi far vedere magari un lato di te e basta, con Twitch si vede la tua vita praticamente. Anche se stai in live 3 ore si vede quello che in 3 ore tu fai veramente. Anche se tu sei invitato a questo e non il tuo lavoro, io sono qui e tu per 3 ore segui tutto quello che faccio, quando respiro, quando parlo, quando bevo. Cioè, è proprio e bene o male non ti puoi nascondere troppo. Esatto, no, devi assolutamente. Fare la verità, mostri te stesso al 100%. Esatto. Sì, è vero. Vedo che ci hanno detto, non riguarda me perché io ce l'ho spento, però mi dicono di allontanare il cellulare dal microfono perché innescava, non so chi tra noi. Ringrazio altri commenti che sono arrivati, molto affettuosi. Qualcuno mi chiede come sono, qual è il mio nome su Facebook e Instagram, è molto semplice, Andrea Scanzi, quindi mi trovate tranquillamente. Mentre su Twitch Andrea Scanzi 74, perché mi avevano preso Andrea Scanzi, non so chi diavolo si sia iscritto col mio nome prima di me. Vi faccio un'ultima domanda, adesso la scelgo insieme. Mi dicono ti seguo su Instagram, Facebook, 8 e mezzo, Campo Bianca. Grazie. Intanto vai, ditemi come ti trovi su Twitch? Com'è, ti piace? Allora, in realtà io, ragazzi, mi sono avvicinato a Twitch per colpa / merito vostro. Cioè, quando mi hanno detto che avremmo fatto queste chiacchierate, io che sono curioso e mi diverto come un bambino a scoprire i mondi nuovi, ho detto, ok, vediamo com'è questo Twitch. Uno dei ragazzi che mi segue sui social è un grande fissato, esperto di Twitch, mi sta dando le certe dritte e vi dirò che mi sto divertendo parecchio. Mi diverto parecchio. Calcolate che io su Facebook l'anno scorso sono diventato molto forte perché facevo delle dirette ogni giorno durante il lockdown e avevo anche live qualcosa come 105.000 persone, quindi lì mi sono reso conto che le dirette mi piacciono parecchio. Mi rendo conto, come dicevate voi, però, che la streamata su Twitch per certi versi è ancora più forte rispetto a quella su Facebook, è più diretta, cioè lo senti proprio la persona che ti guarda e quindi mi sta piacendo, mi diverte molto e poi mi costringe anche a conoscere dei mondi che altrimenti non conoscerei. Il giornalista, ragazzi, soprattutto quando invecchia, tende a fermarsi, tende a diventare noioso, a cantarsela e a suonarsela, e invece se tu ogni giorno fai delle sfide e fai quello che stiamo facendo anche adesso, e il cervello ti rimane attivo perché impari nuove cose. Adesso imparo Twitch e poi imparerò qualcos'altro e quindi mi piace, mi diverte parecchio, quindi sono molto contento e credo che ci starò sempre più spesso. Non sarà contenta la mia compagna che dice che già ci sto troppo sui social, però credo che capiterà. Allora, qualcuno dice io faccio giornalismo a scuola e lo adoro, altri complimenti a voi, tanti. L'ultima domanda che vi faccio, ragazzi, teoricamente stasera ci dovrebbe essere l'ennesima serata di Sanremo, che ogni tanto cito perché doveva essere il nostro argomento. Immagino che non lo guarderete e non ve ne frega una mazza. Come passerete la serata stasera? Che farete? Ditemi un po'. Allora, diciamo che penso che ora, appena chiudiamo la live con te, cioè continueremo almeno altre 2 orette una live su Twitch. E poi io parlo per me, solitamente o ci guardiamo un film, o giochiamo alla play, o ci organizziamo cosa fare nei giorni dopo, o cerchiamo dei video da fare i giorni successivi. La mia intenzione sarebbe quella di studiare per domani, ma queste sono le intenzioni. Che scuola fai tu? Che devi studiare? Che scuola fai, se te lo posso chiedere? Liceo delle scienze umane, sono in quarta. Bello, bello, cavolo, figo. Io amo la psicologia e la filosofia, è bellissimo. Cioè, parlerei per ore di queste cose qua. Ah sì? Sì. Ma senti un po', perché ti affascina così tanto quel mondo lì, che non è proprio esattamente il più semplice del mondo? Mi sembrano tutti superficiali e so che è un'affermazione troppo forte, però vedo troppa gente che non si pone domande o che magari se le pone ha paura di esporle, e quindi quando magari vedo che delle persone sono andate oltre, come i filosofi o come gli psicologi che hanno addirittura studiato la mente umana e sono arrivati a capire metafore su proprio sull'uomo, che mi rendo conto che ci sono persone che posso amare così tanto, che sono questo mondo qua, perché non mi voglio fermare alla semplice realtà monotona di vivere una vita dove mi sveglio, lavo i denti, vado a lavoro, torno, dormo. E quando, visto che hai utilizzato questa parola magica che è superficialità, quando ti capita, ti sarà capitato di leggere sui social che magari in quanto icona di TikTok, persona che ha un grande successo sui social, potresti essere vista tu come superficiale, quanto ti incavoli quando magari lo leggi? No,
ma lo sai che cosa mi fa arrabbiare? Le persone che possono pensare, ma questa sorride sempre, oppure tantissime altre affermazioni che dicono davvero una piccolissima cosa di te che la fai in 15 secondi su 24 ore, che pensano di sapere tutto il mondo di quella persona lì, quando in realtà se magari mi vedessero dal vivo, gli potrebbe anche piacere stare con me un'oretta, secondo me. E al posto di andare a insultare perché magari vedono che in quel video sono felice e magari non ce n'è neanche un motivo, magari lo faccio per trasmettere qualcosa di positivo, perché all'80% minimo delle persone arriva qualcosa di positivo, a quel restante 20% ci sono persone neutre, persone che invece se la prendono perché sorrido. Ma è un discorso davvero stupido, per questo dico che la gente, cioè, proprio non ci sta con la testa a volte. Vabbè, bisogna vaccinarsi sia anche al commento cattivo, sia sui social che sulla vita reale. Ragazzi, io vi saluto, vi chiedo scusa se vi ho rubato mezz'ora, spero che siate stati belli. È stato un piacere. È stato anche per me. Dai, ci vediamo giovedì prossimo allora. Va bene, belli. Ciao ragazzi. Ciao. Bella regala. E rimasero in allora, quattro. Allora, io rimetto questo. Vabbè, io continuo le mie patatine. Io vado a mettere esatto. Il cellulare, torno. Cosa ne pensate, raga, di... A me è piaciuto un botto. No, non chiedevo a te, chiedevo la chat. Infatti io stavo scrivendo un commento e poi vado. Chiedevo la chat. Dove vai? Carica. Bravissima persona. Ah, ma torni? Certo che torni. Ok. Figo, mi piace. Veramente. Stra simpatico, è vero. Un botto, mi sono trovata stra bene. Prendo il posto di Giulia, ti dispiace. Vai. Ah, volevo parlare anche di Sanremo, raga, ma... Non sapevo nulla. Zero. Poi non abbiamo detto niente su Sanremo. No? Perché si vede che ha capito subito che non ne sapevamo nulla. Allora potrebbe entrare benissimo, cazzo. Ah, però sei simpatico. Sì. Bella, raga. Ma non avete ancora mangiato le patatine voi? Eh no, ci sono stoppati. Non era molto carino mangiare mentre parlavo. Dovevi mangiarle prima. Ma poi andavamo troppo poco. Con le mani! Davvero bello. Bellissimo. Ah, puzzano ste patole. Dai, simpatico. Sono felice che vi sia piaciuto, raga. È piaciuto a tutti. A tutti. Che mangiate stasera. Dimmi che non sono l'unica che a 14 anni segue la politica. Sei l'unica, ma sei una delle poche. Ormai. Complimenti, però. Sì. È una cosa positiva. Ho l'acqua? Infatti, devi portarci da bere. No, ora che ti rimando, non sei. Mi sono dimenticato. Non mal di schiena, no, perché dovevo starti un po' così. No, non chiama Giulia, su Giulia. Simpatico e sera allo stesso tempo. Esatto. Giulia è andata a mettere il cellulare in carica e ce l'aveva spento. Chiamala, devi prendere l'acqua. Ce l'aveva spento. La chiamo io. Ce l'aveva spento, tu non la chiami la mia ragazza, hai capito? Ma ce l'ha spento. Vabbè, ci prova. Ci provi con Giulia? In chiamata, però, davanti a te. È la segreteria. È la segreteria. Non sai. Bip. Ma che segreteria c'ha la ragazza, bro? Ma stranissimo. Raga, pensate di fare altre serate così? Sì, come con Andrea o in generale? Con Andrea Scanzi, giovedì prossimo, come ha detto lui. È un programma fantastico quello che avete fatto oggi ed è molto coinvolgente. Meno male, sono felice. Siamo felici che vi sia piaciuto, esatto, davvero. Siamo contentissimi che vi sia piaciuto. Raga, quest'estate posso venire alla Star Rust, ovvio, vi aspettiamo così. Tutti quanti? Così, tutti quanti in live poi. Abbraccia aperte. Abbraccia apertissime direi, non aperte. Poi era bruttissimo che tipo ognuno, quando parlava con lui, guardavamo qua, ma la videocamera era là. Ma e quindi sembrava tipo guardare. Che eravamo così. Tipo storpi. Tipo, dovevamo guardare. Ho visto anch'io ora. Che cos'è? È stato tipo un... Ok. Dovevamo guardare con un occhio la cam e con un occhio lui. Ora non iniziare di nuovo col cellulare. No, ragazzi, no, stavo facendo una cosa, però ci sono. Comunque. Allora. Mora impegnato con. Però non vedete. Mettiamo sulla play. Io sono nascosto. Mi sembra.
Ma smetti, difficoltà principianti. Difficoltà principianti. Basta, regà, Patte Bri non ci sono. Leggetemi, leggetemi. Io e i ragazzi, basta, ragazzi, non vi permettiamo di dire certe cose come insulti sui ragazzi. Vi ricordiamo che se non vi piacciono, piacciamo. Che cos'è? Io arrivo un attimo, siedi al posto mio, amore. Prendi l'acqua. Allora. Questa è la mia poltrona, non rubatela. Prendi l'acqua già che ci serve. Ma ci stanno insultando? No, non ci stanno insultando. Era un commento così a caso. Ah, ok. Beh, al massimo il microfono. Pizza con ananas. No, che pizza con l'ananas. Nessuno di voi l'ha massaggiata, io no. No, ma no, non ci tengo nemmeno. Allora, Giulia, mi saluti, mi chiamo Simone. Ciao Simone, e numero di telefono, non lo scrivo, certo, però il numero di telefono. Anche io vi voglio un mondo di bene in generale. Raga, lei c'ha tipo le guance stra mega profumate, io. Ma ancora lo dici? È una Pucci, raga. È vero, è raga. È una Pucci, lei. Poi c'ha le guance, le labbra tipo le stra profumate. Esatto, è la prima al mondo con le guance. È una Pucci. Kebab. Hanno no, il kebab. No, il kebab no. Raga, facciamo così. Ma che prendiamo delle pizze e voi... Io, raga, so cosa... E voi decidete latte gli ingredienti. Latte cereali. Se vabbè, questa arriva a cena latte e cereali. Cioè, qua stiamo parlando. Gliela faccio una bambina di cereali. Raga, ogni volta che dico a Davide, tipo, mangiamo il minestrone, lui mi guarda. Ma raga, ma schifo. Il minestrone. Minestrone è la cosa che amore, Auri. È vero, raga, una Pucci. Capito? Ma stiamo parlando di pizza. Parliamo di pizza e tiri fuori il minestrone. Auri, sei fantastica. Oh, Laura. Ah, raga, voi. Ciao, Anna Chiara. Ma che insalata, raga. Raga, io vi do un consiglio. Allora, Davide, già lo sai! Baruto Sprada. Già lo sapete. Si sente raga. Molto basso. Aure, ora vi voglio un botto bene, siete miei idoli. Ciao, bellissimi. È cambiata la vostra vita con i social? Se sì, come? Il meglio e il peggio? Oggi fai questa domanda. Io dal Veneto sono finita qua. Sapete, sapete perché è cambiata la mia vita? E per fortuna. Perché ho perché hai conosciuto lei. Grazie ai social. Marciate di incontri sta diventando. Non dirla a nessuno. Parlate francese, oui! Oui? Je ne parle pas français? Come si dice no? No. No. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Una tua fanpage ha scritto che non la segui, seguila adesso Disney Hour. Vabbè, Disney dopo, tra Hour. Ok, io mi ricordo che in francese avevo 8 alle medie, in prima. Poi in seconda e terza avevo 4. Je m'appelle. Alzate un po' il microfono, raga, più di così non so. Auri e Giulia, salutate la Giurora Squad. Ciao Giurora Squad. Ah, scusa. Troppo stanco, morito. Sono troppo stanco, raga. Ho rincorso i cagnolini. Auri, cioè, mi segui, Auri, mi segui. Sono una diavola. Allora, raga, ma scrivete qualcosa. Raga, non so, oggi abbiamo, ci siamo fatti rincorrere dai Canix. Dai Canix? Cucciolix. Dai Cucciolix. Ciao Davide. Ciao Giulia. Leggi mura! Io penso sempre di essere al centro dell'attenzione, scusa. Capito, ciao Davide. Vabbè, cosa vuol dire? Mica esiste solo tu. No, e che ne so io? Tu non che sei Davide, tu sei Davide! Davide! C'è un'altra foto fanpage che si chiama Baruto Dream, devi seguire anche lei. Io faccio al massimo manager. Il volume. Non possiamo alzarlo di più. Rega, ma se ci guardiamo qualche ma video su YouTube. Ma dove è finito YouTube... Ergi? Ergi prende l'acqua. È a prendere l'acqua, Ergi, vedete, no? Sì. Ergi, ma Ergi è caduto nella broca, mi sa. No, veramente. Aurix and Murix. Dopo vi seguiamo. Ma perché non arrivano più quei scriveteci cosi? Scriveteci in direct su Insta che poi vi seguiamo. Ma perché non arrivano scrivete più qua quei cosi? Raga, qua fate altre domande. Qua fate altre domande. Perché se leggiamo sempre le stesse domande, seguiteci perché siamo. Raga, piuttosto scriveteci su Insta in direct che vi vediamo. Invece qua scrivete domande tipo fateci domande più. Quelle domande, diciamo. Non lo so, no, che avete ciao, fatto oggi? Supporter. Cosa vi piace, roba così? Ma tipo io clicco qua. Le supporter. Vai indietro allo schienale. Mi dici la verità, chi è più forte a FIFA? Io. Ok. Io ho battuto Mura. Oh my god. No. Ma che cosa? Hai perso contro no. Allora? Sì, 5-3. Oh. Sai perché? Perché là il mio obiettivo no. Era quello di usare solo il portiere. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Oh no, io ti giuro non ti parlo. Allora, basta dire baggianate. Cosa fai? No, beh, stai no, su, stai su, stai su, lascia. Perché stai devi su. Dire le falsità? Sì. Mi fai passare per quella falsa. Ti ho detto di stare su. Ti faccio volare, Giulia. Raga, era una scommessa, va bene. Va bene, ma battuto, ha ragione. E Giulia che vuole, dai. Stavo scherzando, ma ho battuto lealmente, non mi sono fatto autogol, non mi sono fatto nulla.
stanno litigando, raga, perché Mura non voleva uscire questa cosa. Giulia fa ancora la parte del mio ultimo. Basta litigare. Guarda, lasciami stare, serio, basta. Cioè, non è possibile. Guarda, prendo il telefono. Davide, lo sai che mio cugino si chiama Davide. Mi dispiace per tuo cugino, raga. Cioè, davvero, Davide è un nome che odio. A me fa schifissimo. Ma mio papà si chiama Davide. Mi dispiace anche per tuo padre. No! No, serio, a me fa schifissimo Davide. Ma è bellissimo il nome Davide. Davide! Fa schifo, Davide, perché è brutta, non ti Francesca! È ritornata Francesca, raga. Che ne pensate di tutti quelli che dicono di essere influencer, youtuber, streamer e un lavoro da falliti o non è un lavoro? Comunque siete fantastici. Adesso mi arrabbio. No, sto scherzando, non mi arrabbierei mai. Però qual era la... che non ho sentito. Che cosa ne pensate di quelle persone che dicono che gli youtuber, gli streamer, gli influencer sono dei falliti e che non sia un lavoro? Beh, probabilmente molte di queste persone sono invidiose. O probabilmente non sono riuscite a farlo e quindi hanno bisogno di modi per compiacersi del fatto che non sono riusciti. In poche parole, uno può pensare quello che vuole, però comunque nei limiti, certo, bisogna avere rispetto. Sono frustrati. E non dar falliti a persone che si stanno divertendo. Per esempio, se io voglio fare il TikTok, perché mi rompete dicendo che io sono una fallita perché faccio il TikTok? Io faccio come quello che voglio, come voi fate quello che voglio, però nei limiti ci come deve voi, essere rispetto. Come, come voi volete quello che voglio, fate quello che voglio. Come voi fate quello che volete e noi facciamo quello che vogliamo. Noi non diamo fastidio a nessuno, non picchiamo nessuno, non insultiamo nessuno, esatto. Quindi già, che problema ci sono? Ma ovviamente pensatelo, però non insultate. Poi alla fine quello, il nostro lavoro, se lo pensano mentre ci insultano, il nostro lavoro è quello di dare visibilità. Hanno scritto Mura, fai la reazione del tuo ultimo video. Vai, no, lo facciamo? No, quale? Il mio ultimo video, come si fa? Non lo so, sai che non mi ricordo. Faccio io. Ma no, ma ti ricordi che chi eravamo? Vedo la chat, Giulia. Un argomento che piaceva. Ok, bravissimo. Non vedo, ok, sì. Leva i capelli, tagliali. Vabbè, ho capito, divento pelata. Allora almeno vedo TikTok? La chat. TikTok? No, YouTube penso. Ma dai, ma ieri l'avevamo fatto, raga. Ma non piace come conto. Allora esatto, facciamo TikTok, vai. Facciamo TikTok. Ma neanche quello mi sa che piace, Piaceva Obbligo Verità, Bombi o Passi non l'abbiamo fatto perché era troppo sgravato. Allora perché scrivi TikTok se non piace? Oh, ma brutta testa di cazzo, io ti ho visto. Oh! Visto, ha portato l'acqua. No. Che cosa? Io sto guardando, sono stato 10 minuti col braccio sulla gamba di Giulia. Così. Tutti scrivevano, togli il braccio da Davide. No, l'ho detto loro di metterlo, bro. No, tutti, ho letto. Ho letto un po' i commenti che scrivevano, togli quel braccio, Davide, togli la mano, togli il braccio. Prendi in braccio. E tu che non gli dici nulla. Ma io non l'ho manco sentito, sono. Ma cioè, raga, ma sposta quello che non riesco a vedere i commenti. Sposta quello. E tra me e te no, ma non c'è buono. Salutate la, saluta la squad del gossip. Ciao, no, squad del gossip. Dall'altra parte io non voglio un braccio merda. Il braccio una che ti si fa tenere il braccio da dai, ma ti ho detto che non c'è. Guarda, leggi questo. Ora lascia. Non c'è nessun problema, però, se vuoi. Ma stai scherzando? Tengo il tuo. Dai, vedi, togli il braccio Davide, scrivono ancora. Allora, o su Giulia o su te, decidi. Eh? O su Giulia o su di te. Tu ti tiro una testata e non lo mette nessuno. Cadapugno. E mi dissocio dalla violenza. Quello è il mio bicchiere, non è tuo. Non è tuo. Però leva la mano, non vedo la chat. Non mi avrai niente. Ma fai mangiare la pasta? Stavamo parlando di pizza prima. E tu mangi la pasta? La pasta o la pizza? Pucci. La pasta con la pizza? Mm-hmm. Che schifo. Ho ciclato? Sì. Ma bro, ma vai. Dove vai? Sì. Via. Complimenti. Ma però, ma li vedi? Sinceramente potevi comportarti in un modo un po' più maturo. Ma chi? Giulia. Ergi, guarda. Ergi. Ergi, guarda come facevo io con Ave. Pucci. Facciamolo anche io te. Basta! Sei veramente... Lei è la mia Pucci. Sì, è la tua Pucci. Mi hai deluso, Tanto. Giulia per Ergi la sua... Però poi c'erano le uova. Mi sei caduto in basso. C'ho le uova lì. Ma io sono già in basso. Mi sei scesa ancora di più. Amore. Che così? Io poi mi prendo male. No, no, io non ci credo che stai veramente facendo sta roba perché non ho senso. Cos'è? Basta. No, raga, tranquillissimi. Sì, questo non so che cosa c'è nella pasta perché secondo me. Sì. Ma perché cosa hai detto? Ma bro, ma che pasta è? Che pasta è? Ti devi fare bro, che schifo la pasta. Chissà che l'hanno toccato con le mani, bro. Ah, con questo mi sono pulito il culo.
Dai! No, Pucci! Bravo, bravo. Guarda, che schifo! Erano le tue patatine. No, io non ero seduta lì. Oh, cosa c'hai spento i LED? Era acceso. No, Giulia, stai boffettando la live. Subito. Ma cosa sta succedendo? No, sento che mi stronzio. Giobro 10 on Twitch tip tuner ora io mi fido di te, mi viene a seguire su Insta G10GG sottolineatura cuzzo 4L. Vi ho donato un euro kick, vi voglio bene. 9 punto interrogativo 19 punto interrogativo 29 punto interrogativo 39 punto interrogativo 49 punto interrogativo 59 punto interrogativo 69 punto interrogativo 79 punto interrogativo 89 punto interrogativo 99. Poi punto interrogativo. No. Basta Mura di baciarla, Pucci. Buona la pasta, Sergino. Vuoi non sapere la pasta? Com'è? Ho finito questa di staccare tutto. Ma cosa facendo? Giulia! Ma in realtà. Nuova tecnica, tecna. Bro, quando ordiniamo la pizza? Quando vuoi. Ma che suita cringe. Ergi mangia la pasta. Davide tocca la gamba di Giulia. Ma non è vero, ma non ho mai toccato la gamba di Giulia! Bro, letteralmente, sai cosa è successo? Puoi anche andare sopra? Io sto curando e sto dicendo. Davide ha rotto il cazzo. Mo gli faccio la foto almeno quando vado giù. Non può negare di averlo fatto. Tiro fuori il cellulare. Hai tolto la mano! No! Non sto, oh, bro! Sì. Te lo giuro, non sto scherzando. Ti sei messo tipo col cellulare a fare non so cosa. Ma sei serio allora? Ovvio che sì, serio. No. Non hai sentito la mano prima? Business. Ma che stai scherzando? Non business, visto. Ma non è mano. Vero che c'era la mano. Te lo giuro su quello che vuoi, ma è stato tipo 5 minuti. È vero. L'hai toccata. Ma raga, serio? Se l'avete visto, scrivetelo. No, perché tu sei veramente falso in questi giorni, sul serio. Oh, è vero. Guarda, è vero. Cose a caso. Sì, c'era, è vero. Guarda che c'erano dei commenti che scrivevano Davide, togli quella mano. Non l'avete letti prima? No, business, non sto scherzando. Ma serio? Sono serio, bro. Ha detto business. Però sono serio. Ma perché ti menti le cose in Bro, business, te lo giuro su quello che voglio. Che leggevo Bro, la mia mano è autonoma, bro. Oh, scusa, bro, è autonoma, te l'ho detto. Ergi, fammi una cosa. Tu mi chiami amore, mi dici che abbiamo un figlio comune, cioè, ma il piatto per me non l'hai portato. Ma nemmeno il bicchiere ti ha portato. Ma io, Davide, ti ha lasciato le uova. Dai, un po' d'acqua, non passi l'acqua. Non far così con i denti, però da un fastidio assurdo. Ma lei non è vero. Non lavanti il piatto, ritardato. No, bro, hashtag passami l'acqua. Bevi l'acqua? Ma comunque hanno detto che non è vero, bro. No, ti tiro un pugno, Ti giuro che mi dà fastidio. Oh, era di te lo butto giù quel piatto di. Mi dà un fastidio quando tu. Dico di no, bro, mi spiace. Okay, c'ho ragione io, bro. Come sempre, direi. Ma stai zitto, va. Bro, leggi la chat, tutti. No, non è vero, povero Davide, perché dici cazzate? Visto, bro? Bro, ma questa pasta è infinita comunque. Sì, ma anch'io voglio la pasta, ma che è? Finita, mi sa. Ma come è finita? Aspetta, ma Mura ci vede con quei capelli. No, raga, serio, non ci vedo più io. No, raga, allora io ho proposto una cosa, Mura, di tagliarsi i capelli, ma proprio come ce l'avevi anni fa, che stavi da Dio, veramente stavi benissimo. Ma come? Raga, dopo vi faccio vedere. Spiega. Adesso vi faccio vedere, adesso parlate intanto, io vado a far vedere questa cosa. Quando c'era tipo lunghi di lato? No. No, adesso vi faccio vedere. Anni fa. È una hit, fratello, è veramente. Allora, ero veramente un nuovo. Ero una nuova persona, probabilmente. Ero veramente una pasta al ragù. No, comunque serio, non è troppo. Che complimentone, bro. Ma perché mi devi toccare i capelli? Hai visto, amore? Se bro, il piatto non lo devi mangiare, è finito, Guarda. Brava, lo tocchi. Vediamo. Te l'ho detto che era bellissimo. Ah, pensavo fosse ma non so. Anche i capelli. Ma adesso vi faccio vedere, ragazzi. Guarda che sta felpa è troppo grande. No, mi cade, tira fuori la spallina. La spallina. Raga, io ho scritto alla tata. E non la. Raga, sto entrando nel suo profilo vecchio. Davide, mi fai un urlo del sium. Aspettate. Ma stava tantissimo. Sium! Raga. Raga, bravo tata, o non sei bravo Ronaldo? La tata si è arrabbiata perché l'ho chiamata da Tosca. Voglio giocare a Fortnite con Davide. Raga, faccio schifo a Fortnite. Letteralmente faccio schifissimo tutto. Anche pure a FIFA. Avrei. So battere pure te, so battuto lui, guarda. E io batto Mura. Non è vero. Ah, allora. Murito, non dire cazzate. Non è vero. Sei più no, grande allora, di Ronaldo, dite vai. Quanto esatto. Stava meglio qua. Allora, adesso ve lo trovo, scusate, non l'ho ancora trovato, però ci sono quasi. Soprattutto coi piedi sono meglio di Ronaldo, Però non ci sbatti. Ma c'è ancora una fame assurda. Pizza. Ordiniamo la pizza. Ancora.
No, raga, vogliamo ordinare una pizza. Però a che gusto? A che forma? È un gelato. E a che forma facciamo? È vero, facciamo una forma particolare. Una forma. Tipo... tipo cuore, però non cuore, perché è brutto, è noioso, sennò. È noioso? Eh sì. Fai tipo forma di qualcosa. Tipo margherita rotonda. Esatto. Che vuol dire? Vai raga, scrivete delle forme di pizza strane e noi le prenderemo. Ah, ok. Ah, pizza Oreo. No, triangolo. Raga, sto cercando il mio video. A cuore, no, un cane. Che stupidino. Ordiniamo un cane da una pizzeria, però. No, rega, no. A forma di casa, Stella. Rega, Stella ci stava, Ergi, Ergi, come fai a ridere dopo che siamo andati a vedere le cuffie, cioè, eccetera? No, non robe sgravate. No, raga, allora, guardate quanto stava meglio qua. La pizza tridimensionale. Aspetta, no, devo trovare i video quelli... Oddio, Aurix, che c'è. No, ma molto meglio, guarda. I capelli così. Ma non è vero, sta meglio adesso. Ma cosa state dicendo? Sto scherzando. No, erano i capelli che andavano di moda anni fa, ormai. A me piacciono un botto. Fagli vedere, guarda, molto vedere. Meglio. Aspetta. Almeno dici. Molto meglio così. Ma cos'è? No. Ma molto meglio, ma tutta la vita. Ma Justin Bieber. Guarda, no, rimarchiamo un botto meglio. Raga, guardate. Dai, dite se vi piace. Molto meglio. No, aspetta, fai così, passa. Raga, se vi piacciono questi che ho adesso, dite ora, se no dite prima. No, raga, prima. Molto, dammi a me, vai, dammi a me. Molto meglio qua, raga. No, dicono no, ora. No, raga, no. Sei l'unica che dice, l'unico, neanche uno ha detto prima. Tutti ora dicono. Visto? No, ora. Raga. Neanche uno ha detto prima. No, uno. Raga, fidatevi. A uno, ho detto un prima. Raga, fidatevi. Vabbè, all'inizio. Cos'è successo? Adesso te. Devi mettere a fuoco. Sembrava che... Tutti ora dicono. No, ora, raga, ora ma faceva. Oh, ma oggi siete belli attivi. Ha detto che prima faceva sboccare. Infatti, vedi, i capelli facevano cagare. Non è vero. Non è vero. Se io divento non così. Non è vero. Sta spammando Etta. Ora è pure in modalità lenta. Modalità lenta? Sì. Aia, stanno iniziando a scrivere prima. No, prima. Raga, prima no, dai, ora. Vediamo ora. Sfocato. Ah, vero, anche noi lo vediamo sfocato. Anche noi vediamo sfocato. No, Sciala, non ti così? Metta posto da sola. Occhio al telefono. Aspetta. È sfocata la casa. Lo vediamo, Giulia, grazie. Ma perché siamo ancora su quella di stream? Io vado a mangiare. Ma mi porti il piattino anche a me, per favore? Cosa c'è, una cosetta? Dai, per favore, Giulia. Chiedilo alla tua patolla. Dai, Giulia, stai su. Chiedi a Francesca. Se tu sei nostra amica. Dai, se tu sei nostra amica. Vieni qua. Prima mi tratti male, adesso torni indietro. Oh, non fate come l'altra sera. Va via, perdi il posto all'osteria. Giulix, mi porti un piatto di pasta al ragù, no. Per favore? No. Dai, comunque ha detto meglio adesso, mi dispiace. Sì, tutti ora. No. Ma Tosca. No, io ti voglio comunque i capelli. Ma se a te piace... Sei molto meglio così. Beato fra le coppie, la candelina proprio. Ma raga, ti sentiamo con gli occhi, non ti si vede. Comunque raga, scrivete con me, ora mi dai un bacio. Scrivete le forme delle pizze che no, la ordiniamo. No, basta. Dai, no, amore. No. Non vedo. No. Chips. Cioè, che vuol dire? Perché patatine? Cuore, rotonda. No, raga, ma... Un po' di fantasia, raga. Rettangolare. No. A forma di star. Banana, bro. Davidino la candelina. Panda. Cucci. Amore, mi baci. No, mi va bene. A forma di Davide, no, raga, così non la mangio perché. Davide perché tu scherzi da solo? Tutto stai benissimo. È vero, Davide che fa il quinto in com, neanche il terzo, raga. Il quinto. Però big up per Davide. Non c'è arrabbiare. Te lo dico io. Bro, i tuoi capelli. A forma di Ergi hanno detto. Che coprendo tutto. Potete mettervi. Hanno detto a forma di Ergi, tanto vabbè, mi state io baciando mangiare. E basta. Okay. Ciao. Patolla, vieni con me. Dai, dammi un bacio prima. Però. Vieni con me, amore. Aspetta. Serio? Dai, vieni con me. Ma tieni il bacio. Dai, no. Dai, ma io volevo anche lui. Bella, ragazzi, vi saluto anch'io. Vi amo, un bacione. Ci becchiamo o dopo o domani. Vai, tu dai. Esci la fronte. Esci la fronte. Ciao, bellissimi. Amore, non mi tradire. Te la controllo io, tranquillo. Guarda, però io non mi fiderei di Aurora, te lo dico. Ma smettila, va là, guarda. Vai
A me proprio non mi puoi dire nulla. Guarda, lo fai, coglione di merda. Però perché sono gli stivali? Boh, FIFA? Adesso? Vai, bro. Pizze, via. Giulia, sono tuoi.